Adesso c'è un altro rimedio e vi do anche questo perché questo è uno dei più, se vuoi, dei più immediati. Ci sono molte persone che sanno di aver mandato delle fotografie o dei video e sanno a chi le hanno mandate. E siccome se le sono autoprodotte, le hanno, cioè dispongono dell'originale. Mi segui? Sì. Facebook ha creato un algoritmo Sì. che riconosce il contenuto, riconosce le fattezze, usa le stesse procedure dei riconoscimenti fisionomici, sai, per esempio per le rapine in banca, quando ci sono le immagini fatte dalla bussola. Sì. Allora, se tu sai che hai mandato quella certa foto in quella certa serata in cui ubriaca Ibiza con le amiche, stavi facendo la scema, mandala a Facebook. Facebook se la trigonometrizza e nel momento in cui dovesse passare quella stessa immagine, viene immediatamente bloccata, ancora prima che tu lo richieda, ancora prima che tu lo sappia. Grandissimo risultato, la prima fase di sperimentazione che hanno fatto in Australia è andata benissimo. Non posso sottacere però che basta cambiare il colore dei capelli e lì non la riconosce più, ahimè. Certo. Questa è la limitazione, però è anche vero che ci sono tanti, tanti revenger grossolani che hanno veramente lo strumento basico e quindi non riescono a farmi la tinta e farmi diventare bionda. Quindi, confidando su questo, direi che chi ha ragione di temere che i suoi contenuti girino fa bene a rivolgersi a una startup di quelle che ne stanno Sì. nascendo tante. Io Sì, stessa ne certo, è ho fondata una. un po' come Ah. quello che è il solito discorso della cyber security, ossia definire il livello di rischio che è personale e soggettivo. Ossia, è vero che oggi con la tecnologia si possono anche realizzare dei deepfake veramente molto convincenti e quasi in grado di ingannare anche sotto certi aspetti questi sistemi di machine learning, come ad esempio questo di Facebook, come hai detto tu, però. Ad esempio, io, Ivan Ferrero, persona comune, una persona che è così in grado di realizzare un video di questo tipo, difficilmente andrà a ricattare me, perché andrà a ricattare persone ben più danarose, ben più importanti, magari non solo per denaro, anche per altri scopi che possiamo anche immaginare, magari politici, magari a livello industriale e così via. Quindi sicuramente, probabilmente, per ciò che riguarda noi, tra virgolette, cittadini medi, possiamo definirli così, potremmo venire essere ricattati dalla persona che appunto utilizza queste app che per pochi euro semplicemente fanno un copia e incolla del tuo volto, magari un po' lo animano in certi casi, però sono comunque video che sono facilmente individuabili da questi sistemi di machine learning che sono decisamente molto più sofisticati. Questo non significa che possiamo abbassare la guardia, ovviamente, non è che possiamo dire, vabbè, tanto chi se ne frega, c'è il machine learning di Facebook che ci protegge. È un livello di protezione in più che sicuramente andrà avanti, perché comunque sto notando che sta scoppiando veramente, potremmo definire una guerra tra intelligenze artificiali, una guerra tra algoritmi. Ossia, sì, man mano che stanno inventando, ideando algoritmi in grado di produrre deepfake sempre più convincenti, allo stesso modo stanno progettando le contromosse per ideare e costruire algoritmi che siano sempre più sofisticati per andare a trovare, a scoprire questi deepfake a loro volta sempre più convincenti. È una sorta di corsa agli armamenti, solo che lo facciamo a somme di stringhe e di codice, questo sicuramente. E se posso permettermi, credo che tu sia d'accordo con me se dico che era ora perché la immunità delle piattaforme non si poteva più tollerare. Ma ti sembra possibile che questi contenuti siano stati ospitati per giorni, per settimane, per mesi dentro a gruppi di Facebook, sia pure chiusi, ma molto popolosi?
senza che Facebook facesse niente. Adesso Telegram, stessa cosa, non fa niente. Cioè, io e te, cioè, siamo certamente appassionati di materie telematiche, informatiche, ciascuno di noi nel suo ambito. Però io non sopportavo più l'idea che il colosso che fa da grande host di queste nefandezze passasse del tutto indenne. Tuttora è indenne, perché la sua responsabilità nasce soltanto nel modo che io e te conoscemmo bene all'epoca del cyberbullismo, cioè quando io glielo vado a richiedere, glielo segnalo e lui non rimuove. Allora poi vado al garante e non... Ok. Quella è la procedura che conosciamo, soprattutto per il cyberbullismo, che vale anche per questi contenuti. Però era ora che facessero qualche cosa. Si stanno attrezzando col controalgoritmo molto bene, ma andiamo avanti, facciamo di più, facciamo qualche cosa di diverso.